Eccoci qua, vi voglio far vedere cosa deve essere fatto prima di inviare i file per la creazione del circuito stampato all'azienda che ci produrrà i PCB. Generalmente, dopo aver terminato il disegno, quello che facciamo è fare alcuni controlli. Per esempio, possiamo vederlo in 3D se CAD ce lo mette a disposizione. Quindi, in questo caso, KiCad ci dà la possibilità di vedere il nostro circuito come dovrà venire. Ma prima di poter realizzare un circuito stampato dobbiamo essere sicuri che quello che andremo ad inviare all'azienda, al fornitore esterno per esempio, che ci dovrà realizzare veramente la stampa, la produzione, tutto quello che serve, dobbiamo essere sicuri noi di quello che andremo ad inviare. Per questo è bene realizzare i file Gerber che potete fare tranquillamente da KiCad andando su traccia. Qui scegliete i vari layer da far generare, scegliete anche poi di generare il piano delle forature in formato Excelon, eccetera, eccetera. Okay? Queste sono le varie impostazioni. Dopodiché dobbiamo poterli controllare questi file, cioè dobbiamo essere sicuri che una volta che avremo generato questi file siano esattamente quello che devono essere, cioè devono contenere le istruzioni molto precise del nostro progetto. E per esempio KiCad mette a disposizione un tool per visualizzare i suoi file Gerber, quindi nessun problema, lo possiamo fare. Qui per esempio vedete che io ho già precaricato i vari layer e in questo modo posso andare a visualizzare tutto quello che mi interessa. Okay? Vedete per esempio adesso sto visualizzando solo la serigrafia. Se voglio la serigrafia e per esempio le dimensioni esterne del mio circuito stampato dovrò andare a selezionare anche il layer, eccolo qua, questo qua in verde, ok? Poi se voglio vedere oltre alla serigrafia anche il top, andrò sul front CU, cioè il rame layer frontale, e quindi vedo la serigrafia con il top layer, quello dove andranno poi saldati i componenti, almeno nella stragrande maggioranza dei casi. Posso voler vedere anche lo strato inferiore che qui ho messo, eccolo qua, come BU. Vedete che KiCad me li fa vedere, però è una modalità di visualizzazione che a me non piace molto e poi vi spiegherò perché. Adesso sto vedendo, vedete, il bottom e la serigrafia. Purtroppo non li sto vedendo tutti e quindi questa è una cosa che a me non piace molto perché diciamo, ho utilizzato finora dei CAD e scusate, degli strumenti per visualizzare i file che forse sono un pochino più flessibili da questo punto di vista. E adesso ve ne faccio vedere uno che è gratuito che vi consiglio di imparare a conoscere. Quindi lo apriamo come ViewMate. Eccolo qua. Questa non sarà probabilmente l'ultima versione a disposizione, però funziona bene. Allora, questo qui è un tool prodotto dalla Pentalogix. È gratuito, lo potete scaricare. Questa è la versione 10.0.10, ma ci sarà sicuramente qualche aggiornamento. Ma per quello che devo fare io è più che sufficiente. Con il tasto F2 vado a caricare i layer che mi interessano. Li vado a prendere dalla mia directory dei progetti. E ce ne sono diversi. Allora, no, questo. Allora, vi voglio far vedere questo qua. Sì, questi qua. Allora, Edge Cut, questo è il bordo del mio circuito. Poi vado a fargli caricare il top layer, quindi front CU, eccolo qui. Adesso carichiamo il bottom e vedrete subito la differenza. Io li posso vedere entrambi, eccoli qua. Mi ha cambiato il colore del top, me l'ha fatto diventare fucsia. Vedete dove non c'è anche il bottom, rimane rosso. Quindi, almeno dal mio punto di vista, è una modalità di visualizzazione un pochino migliore. Probabilmente anche in KiCad, cambiando l'ordine dei layer, si riesce a fare, però qui è molto più agevole, ok? Poi, una cosa molto importante, per esempio, se volessi vedere la serigrafia, la vado a caricare e gli dico di Front Sills, eccola qua, ok? E la vedo molto agevolmente. Posso toglierla con un semplice doppio clic, così come qui.
Quindi questo tool per me, almeno dal mio punto di vista, è molto utile. Vado a sovrapporre poi il file con le forature. Ecco qua, lo seleziono e lui mi ha messo, effettivamente lo vedete, tutti i vari fori sul mio circuito stampato. Per esempio, se non volessi vedere più il top ma solo le forature, eccoli qua. Queste qua in verde sono le varie forature. Ok? Questo è molto importante perché verificare che i file siano corretti, che siano facilmente interpretabili e leggibili da chiunque, è fondamentale se volete ricevere quello che volete ordinare, altrimenti potreste non riceverlo. Vado poi a caricare per esempio il file con la maschera per la pasta salda, questo qua, questo è il bottom, scusate, il front, eccolo qua. Vedete che sembra che non ci sia, ma se io disattivo il front, lo vedete, eccolo qua. Ok? Questa è la maschera per la pasta salda, cioè per realizzare la lamina fondamentalmente. Poi abbiamo il bottom, cioè andiamo a mettere la maschera per il lato inferiore ed eccola qua. Perché si chiama maschera? Perché quello strato verde, per esempio, che vedete sui circuiti stampati, andrà messo dappertutto tranne che dove c'è questa maschera, ok? Eccolo qua. Quindi in queste zone non ci andrà quella vernice verde, ok? Infatti si chiama solder mask, maschera per la saldatura. Ok, quindi è molto importante poter essere sicuri che quello che abbiamo prodotto a livello di file Gerber sia esattamente quello che deve essere poi inviato al fornitore. Io utilizzo un visualizzatore esterno, che tra l'altro questo è solo un visualizzatore, vedete, non ha tool per la modifica, perché così quel file, una volta che l'ho prodotto, non lo tocco più. Lo vado solo a visualizzare, posso andare a zoomare ovviamente, ecco qui posso andare a vedere tutti i vari dettagli, ok? Quindi è molto importante che quello che voi state cercando di fare venga prodotto nel modo più opportuno. E voi immaginate, questo era un PCB abbastanza semplice, andiamo a fare la stessa cosa su qualcosa di ben più complicato, quindi un altro circuito che deve essere inviato al terzista per la lavorazione dei circuiti stampati, e ve lo faccio vedere, le dimensioni sono anche un pochino più grandi. Vedete che questo circuito ha anche dei fori abbastanza grandi, quindi non rientrano sui piani di foratura, ma sono proprio delle mancanze di PCB, quindi è come fosse un taglio. Vado a caricare, ho pigiato F1 anziché F2, vado a caricare il top layer. Eccolo qua, vedete che qua il numero di componenti è ben più elevato. Posso subito, per esempio, verificare che le forature siano corrette, e lo sono, vedete qua come me li ha centrati tutti perfettamente. Poi vado a dirgli di caricare il bottom layer. Questi, vedete, sono chiamati in modo diverso perché sono prodotti da un altro CAD, e sto vedendo quindi top e layer contemporaneamente, eccoli qua, ok? Vado a caricare la serigrafia ed eccoli qua. Ok, quindi vedete qua tutto preciso, ci sono tutti i nomi dei componenti, eccetera, eccetera. Ok, quindi una volta che abbiamo realizzato i nostri file, dobbiamo essere sicuri, e un buon metodo per essere sicuri è appunto quello di utilizzare un viewer esterno. Qui vado a caricare il top solder mask. Eccola qua, e su quest'altro ci metto il bottom solder mask. Anche qui posso fare gli stessi controlli che abbiamo visto prima, disabilito il top e il bottom, e vado a vedere tutte le maschere per il top e per il bottom. Vedete che i componenti qui sono un numero un pochino più alto, perché è una scheda un po' molto più complessa che fa diverse cose. Poi, ultimo piccolo ma importante suggerimento è allegare al file che andrete ad inviare, per esempio qua li vedete, quindi io andrò a inviare per la realizzazione di circuiti stampati il bottom solder mask, il crimp non mi serve, il dimension, le forature, la serigrafia, il top solder mask.
Questo perché non lo vado ad inviare? Perché ve lo faccio vedere cosa contiene. Prendiamo un layer qualunque di qua. Prendiamo quale? Oh, vabbè, uno a caso. Questo qui, 14. Ci vado a caricare il cream. Ok, sembra che non contenga nulla, ma in realtà contiene solo, eccola qua, le posizioni dove andrà depositata la pasta salda, cioè la pasta che contiene, è rimasto le forature, ok, le tolgo, andrà a indicare in un file opportuno dove dovrà essere depositato lo stagno per la saldatura, cioè la pasta quella che poi andando in forno verrà fusa a formare la saldatura. E quindi questo, se io lo voglio vedere a confronto con il top, eccolo qua, vedete è leggermente più piccolo. Allora, questo qui che state vedendo in rosso, questo qua, è la maschera per il solder mask, la maschera per la saldatura, quindi dove non andrà depositata la vernice verde, ad esempio, o nera o bianca, a seconda di come volete il circuito. Questa qua sotto invece è dove andrà depositato lo stagno. Quindi verrà con quest'ultimo file prodotto una lamina in acciaio inox, generalmente dello spessore di pochi decimi, generalmente viene tagliata laser, che poi dovrà essere appoggiata sopra il circuito stampato, si stende la pasta salda, si rimuove la lamina e la pasta rimane solo all'interno di questi rettangoli viola. Dove è rosso invece non ci sarà il verde, quindi significa che qui sarà rame, ok? Rame più stagno, dipende da, o rame più oro, dipende da come viene lavorato il circuito stampato. Ok? Quindi questi sono i file che dobbiamo procurare e dobbiamo poi inviare al fornitore. Quindi noi con questi file andremo a creare uno zip, quindi semplicemente faremo uno zip, okay? Che potremo chiamare come più ci pare. Però il mio consiglio è quello di includere anche un file con i nomi, perché magari il vostro CAD realizza dei file Gerber con un nome particolare, allora se non li volete cambiare o se li avete cambiati perché a voi rimane più comodo, io cosa faccio normalmente? Vado ad indicare al terzista, guarda, il mio top layer lo chiamo con top, il bottom layer con bot, quello delle dimensioni e ci scrivo anche le dimensioni. Okay? Lo vado ad indicare con dim, quello delle forature con drill, eccetera, eccetera. Okay? Questo facilita un pochino il lavoro in modo tale che se il fornitore è serio e ce ne sono, lui che fa? Andrà ad aprire il vostro zip, troverà i file, li analizzerà e se gli facilitate il lavoro sicuramente ne sarà contento. Okay? Quindi questi sono i suggerimenti che vi posso dare quando dovrete realizzare i vostri circuiti stampati. Ovviamente adesso qui non sto a parlare di come realizzare i circuiti stampati, quello è tutto un altro lavoro e anche piuttosto complesso.